Girasoli non sono mai abbastanza. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Nuovo video, nuovi girasoli. Oggi in forma più pittorica e in formato più grande. Prima di passare al passo passo su come fare questa piccola opera ad acquerello, vi ricordo che in tutte le librerie vi aspetta il mio libro, Il ricettario dell'arte. Un libro molto interessante e una raccolta di ricette per prepararvi autonomamente tutti i materiali dell'arte. Lo trovate in tutte le librerie, ma in info box vi metto anche i luoghi virtuali in cui comprarlo nel web e vi aspetto anche su tutti i miei altri social, TikTok, Instagram e Facebook e poi i miei due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, canale di lifestyle e canale di cucina. Vi ho detto tutto, quindi prendete i pennelli, gli acquerelli e andiamo a dipingere. Oggi dipingiamo insieme un bel girasole pittorico. Userò come carta la Watercolor Fabriano 25% in questo splendido formato, vi dico 20x40, quindi un formato rettangolare. Guardate le mie mani, ecco qui, lo userò per in verticale. Poi come acquerelli userò i Cotman della Winsor & Newton e come pennelli una selezione di pennelli della Tintoretto, tutte quante setole sintetico vaio, e poi una Martora Kolinsky che mi servirà per tirare via l'eccesso di acquerello, perché i peli naturali sono sicuramente superiori, sintetico smeraldo, sintetico bronzo, sintetico martora, un po' di sintetici e un pennello a setole naturali. Li vedremo tutti quanti insieme. Dell'acqua, le mie solite pezzette, una matita che mi servirà per tracciare l'orma del disegno per come lo voglio fare, la gomma pane poi per eliminare appunto quest'orma. Come prima cosa tratteggio il centrale da cui parto, quindi faccio una vaschetta di colore con una selezione di gialli. Uso un giallo cadmio, un giallo limone e anche un ocra e una punta di rosso per fare il mio color girasole. Bagno molto la pozza perché il primo giro di petali dovrà essere molto molto diluito. Ora vi avvicino un attimo, ok. Partendo dal margine della circonferenza, appoggio il pennello dalla punta che tocchi appunto la circonferenza, schiaccio, allargo e tiro su. Schiaccio, allargo e tiro su. Schiaccio, allargo e tiro su. E via così per tutta la circonferenza. Primo girasole, ora faccio anche l'altro. E asciugo il tutto. Ripasso in mezzo alle foglie con una carica cromatica più forte. Adesso tra un petalo e l'altro metto dei petalini più corti o più smossi, insomma un po' più disordinati, per dare ancora più movimento. Adesso faccio una mesticanza di bruni, blu cobalto, diluisco e picchiettando creo la circonferenza, il cuscino centrale del girasole. Adesso i gambi. Ovviamente queste sono le impostazioni, ragazzi, non è che per qualcuno, o Gabriele magari potrebbe piacere anche finito così, perché lui ha
un'idea di pittura molto più fresca della mia. Io invece sono molto più leccata, quindi proseguirò. Intanto tiro giù il gambo, parto diluendo. E con la punta del pennello faccio la micropeluria. Bene, fatto il più, adesso iniziamo a dettagliare e inizio proprio dal cuscino centrale. Quindi intensifico la pozzanghera. E picchietto l'acquerello creando un giro concentrico, anzi due giri concentrici, uno più esterno e uno più interno. E adesso vado sui petali, preparo sempre una pozzanghera con i bruni del centrale. E con questo bel colore bruno caldo vado a scurire le ombre tra i petali. Questo darà tridimensionalità al lavoro e sarà la parte più lunga e precisa di tutto il lavoro che faremo. Nell'andare avanti a scurire le parti retrostanti dei petali, naturalmente, faccio attenzione di non andare a inserire lo scuro lì dove ho rinfrancato il chiaro per poter far sì di creare delle zone asciutte in modo che poi, quando vado a mettere l'ombra, rimangano i piani separati e non si mischino i gialli dei vari petali. Quindi devo andare avanti con una certa alternanza, non di seguito. Per esempio, ho bagnato qui, adesso andrò a scurire magari lo spazio che intercorre tra questi due, o lo spazio addirittura che intercorre tra questi, in modo appunto da avere campiture già asciutte da scurire senza il problema di mischiare i petali tra loro. E poi aspetterò un po' di tempo prima di trattare questo e questo. Aspetterò il tempo che si asciughi il petalo che sto dipingendo. Adesso voglio eliminare questi segni che sono i segni di continuità della posizione dei petali, perché oramai ho definito quelli che sono i petali in primo piano e quelli che sono i petali in secondo piano. E allora come faccio per eliminare questi aloni? Semplicemente bagno il petalo che voglio rimanga in primo piano e piano piano muovo il colore, ridistribuendolo sulla superficie del petalo in primo piano. Se ce ne fosse bisogno, rimpingo anche la carica di tono. Voilà. E poi elimino l'eccedenza portandola via col pennello stesso. Ed ecco che il mio petalo non ha più nessun segno pregresso. Adesso, per esempio, dovrei togliere questi. Andiamo. Bagno.
Col pennello faccio rinvenire l'acquerello sul petalo, anche questo, smuovo il tutto, mescolo bene. Tiro via l'eccedenza. Voilà! Fatto il primo, passo al secondo. Ancora comunque questo non è finito, perché abbiamo dato le volumetrie, adesso dobbiamo dare le definizioni dei singoli petali. Passo intanto all'altro. E adesso piano piano intensifico e particolareggio tutte le ombreggiature e tutte le lineature dei petali, proprio le venature che i petali hanno. Cerco di dare maggiore stacco tra un petalo e l'altro, definendo anche quelli che sono gli attacchi dei petali al cuscino centrale. Adesso riempio questa parte con un paio di foglie. Anche qui comincio prima da un tratto pittorico per poi ricondurle ad un tratto un pochettino più grafico. Quindi mi aiuto con la pittoricità per dare la forma, faccio asciugare e poi immetto invece un tipo di tratto più definito e grafico. Ora preparo una pozzanghera per il verde, verde scuro, un verde più brillante. Un verde più blu. E adesso anche qua scurisco la linea di piegatura della foglia e poi espando l'ombra sulla parte concava. Adesso bagno
tutto il contorno del girasole, stando molto attenta a non entrare negli spazi dipinti. Quindi bagno e poi faccio andare copiosamente l'acqua, quindi la metto con molta attenzione rispettando gli spazi dipinti e poi allargando la pozzanghera e poi creo il colore che voglio mettere e lo faccio spandere. Attorno alla figura. Voilà, abbiamo finito. Lasciamolo asciugare completamente, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Bellissimo e drammatico acquerello. Cosa mi passava quel pomeriggio nella testa per rendere così drammatico tutto il mio lavoro? Non lo so, mi andava di enfatizzare i toni e di spingere molto con gli sfondi. Poi sarà un passepartout bianco ad alleggerire il tutto qualora volessi montarlo. Ma sempre quel pomeriggio ero in vena di prove, ho fatto anche questo, molto più pesante nelle forme ma più leggero nello sfondo. E ho fatto anche questo, molto più libero e pasticciato. Insomma, sono tanti i modi per poter esprimere la propria veemenza con l'acquerello. Vi ho sempre detto che la tecnica dell'acquerello è una tecnica delicata, ma se io non volessi far trasparire la delicatezza e volessi invece far trasparire la drammaticità, a cosa affido questa drammaticità? Non di certo alla pesantezza, quindi non chiudo le trasparenze, le lascio comunque molto aperte sia sui petali che su tutto, ma affido il mio messaggio al tono. Utilizzo i toni, quindi io qui ho continuato la scala cromatica invece di andare per complementari, ho continuato con i limitrofi appunto della scala cromatica per andare a intensificare un messaggio che parte chiarificato e finisce drammatico nello sfondo. Ditemi cosa ne pensate. Io adesso lo so che molti di voi mi scriveranno: a me piaceva tantissimo con lo sfondo bianco. Anche a me, però sarebbe stato una copia in grande di quello che già avevamo fatto in piccolo. Mi piaceva farvi vedere qualcosa di differente, ma soprattutto proprio volevo caricarlo di drammaticità, renderlo differente da quello che già avevamo visto. Naturalmente voi riproponetelo nelle corde più adatte al vostro animo. Io in questo periodo sono drammatica. E allora, pollice in su se il video vi è piaciuto, condivisione, ho le mani sporche di pittura, ma non sarebbe arte per te altrimenti. Vi mando un grande bacio e ci rivediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao! Mi raccomando, il libro!